Il mio personaggio è Rosabella Terzi. Soprannominata la ballerina. È una figura molto eclettica, in pandan con tutto, ha un abbigliamento super ricercato. Non avendo le braccia, punta tutto sull'essere sempre perfetta. Infatti possiamo notare che nel film le unghie dei piedi sono sempre a posto, sempre colorate. In regia, poi anche in sceneggiatura e in scenografia, come potete ammirare, c'è molto la presenza della Barbie. Poi il regista mi ha voluta bionda, ha voluto che la ballerina fosse bionda. Lei, non avendo le braccia, vuole che tutto intorno a lei sia perfetto. Ha sempre dato affidamento a quello che erano le parole di Dio, alla fede cristiana, e questo le ha dato grande forza nella sua vita. La parrocchia è il luogo dove si sente a suo agio, dove tutte le persone sono come lei, dove non c'è distinzione. Sono stato targato dal Signore, nessun social che fatto d'amore. Però poi sveleremo che anche la ballerina ha dei punti fragili. Ciao ragazzi, restate con me perché ho qualche curiosità su uno degli attori italiani più apprezzati, Claudio Santamaria. Classe 1974, Claudio è nato il 22 luglio a Roma e ha debuttato al cinema nel film I fuochi d'artificio di Pieraccioni. Lo sapevate? Però la vera consacrazione arriva nel 2000, a partire da Almost Blue, poi con L'ultimo bacio e Passato prossimo. E sapevate che è anche doppiatore? Sì, è sua la voce di Christian Bale in Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro. Ed è anche quella di Will Arnett in The Lego Movie. Vi piace Santamaria? A me molto. Fatemi sapere in quale film vi è piaciuto di più. Poi io vi ricordo come sempre che pubblichiamo video tutti i giorni, quindi iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perderne nemmeno uno. Ciao da Valeria.